Buonasera a tutti. Allora, giretto, facciamo questa una missioncina serale e poi stacco. Stavo guardando qualcosa. Londra non me va. Brema. Andiamo in Francia. Brema, Norimberga, troppo vicino. Allora, trasporto di carburante 25 tonnellate, Strasburgo, Bordeaux. Bello, vai zio. Andiamo a prendere sto già in strada. Andiamo a prendere sto carico. Abbiamo il nuovo Scania, bello, bello, bello. Stuttgart, vai. Madonna, è un bisonte sto camion, bellissimo. Allora, c'ho la webcam nuova, si vede meglio. Quell'altra era una cacata. Una Logitech, non mi ricordo, G622. Ottima. Vediamo il cruise control come funziona, perché ancora non l'ho provato. Bello, bello, pompa, pompa, va che bestia. Bene. Nel rombo. Allora, le luci. Cruscotto un po' piccolo, il conta chilometri, mi ci sono abituato con Renault che c'aveva il cruscotto grosso. Vediamo. 80 all'ora, qua possiamo spingere. Andiamo in Francia. Allora, un attimo, non mi riporta. Cazzo. Qua. Ah, perché devo tornare indietro, ma tutta questa strada, siete matti? No, no, no. Allora, perché 3 ore? Dai, mi fa tornare indietro, mo torno indietro, faccio un'inversione a U. Siete matti? Se io facessi un'inversione o qua. Inversione di marcia qui. Ricalcola, non ricalcola. Allora, cariche. Abbiamo detto. Ah, perché non stavo a Strasburgo. Stavo fuori Strasburgo. Io stavo fuori Strasburgo perché stavo alla concessionaria del Scania. Ah, ecco. Andiamo a Strasburgo, però. Che cazzo di giro va a fare? Non ho capito io ancora. Non è chiaro, non è chiaro. Mi faccio fare un giro del cazzo per fare un'inversione U del cazzo. Vabbè, va. Bug. Bug del navigatore. Bello, Pirelli. Allora, io la finestra della chat, però troppo grande, non mi piace così. Ora lo cambio,
Togliamo il bordo della chat. Vabbè, allora visto che ci stiamo, faccio un riposino. Faccio una sosta dormita, poi si riparte perché abbiamo cappellato. Oh, quello è un garage però, quindi là non posso dormire. Non si dorme, vabbè. Prepararsi a voltare a destra. Ci allarghiamo. Fine del viaggio. Allora, un attimo che rimpicciolisco la chat No, tolgo il bordo. Allora, bordatura, modifica bordatura, opacità. La elimino proprio. Ok. Meglio. Non mi piaceva sta. Allora, vediamo che le missioni. I lavoretti, i carichi, che abbiamo detto. Io voglio andare in Francia, però sono le 6:50. Vai. Direzione Francia. Carico sta là. Punto di carico è questo. Ottimo, vai. Carichiamo. Andiamo verso nuove sfolgoranti avventure. Vai. Direzione Francia. Allora, bella sta autocisterna. Allora, abbiamo 70, limite di 70.
abbiamo la corvetta qua. 50. Andiamo al 90, vai, a tutta manetta. Minchia, 14 ore di viaggio. La France. Mettiamo il cruise control al 90, tanto al limite al 90. Viva la France! Beh, loro Scania. Bestia. La bestiolina. Limite 80. Novanta.
Belfort. Bello. C'è un treno appeso. 80 all'ora. Mettiamo qui scontrollo 80. Allora, c'è un casello, faccio una sosta qui, dopo il casello. Reservé. Ah, qui c'è una piazzola di sosta, mi fermo qui al casello, faccio una pausa veloce, che devo andare in bagno, fermi tutti che giro. Ok. Ci posizioniamo qui in pole position. Ok. Oh, bello lo specchietto frontale, bellissimo del Renault, fa cagà, però non si vede niente. Bello, guarda, tac. Oh. Fermiamo il motore. Fermiamo il motore, vado un attimo in bagno, un secondo.
Sono tornato. Quindi dicevamo, faccio una dormitina qui. Ecco, piove, te pare? Oh, vediamo come lo Scania di notte. Il cruscotto dello Scania. Spegni il motore, un poco luminoso. Adesso aumentiamo la luminosità. Poco luminoso, regola le luci. Ok. Bene. Vamos. Tergicristallo. Viva la France! Cazzo freni, dai! Bastrettile autostrade? Merda. Digione. Digione Genève.
Ciao Emanuele. Lo so, ho dimenticato sto gioco, sì, è vero. E gruppetto, sei una butticina, no, i chilometri, una rottura, due coglioni. Cioè, se è una butticina senza... Io veramente ho una mia butticina, ma non me ne frega un cavolo. Cioè, la uso come dovrebbe essere usata, che è appunto la... Il raggruppamento di persone, no? Ma sta roba dei chilometri mi sta sui maroni, non la sopporto. Sì, volentieri, è quello che sto cercando di fare anch'io, ma sto da solo. A parte che ho iniziato adesso da poco, eh. Per me va bene, sì, come no, ha voglia. Magari streammo pure, divertente, dai. Guarda, io ho tutti i pomeriggi liberi, dopo magari ci sentiamo, se ti va, ci sentiamo. Anche su Discord, ho fatto un canale Discord, se vedi nelle informazioni, ho inserito il canale Discord. Sì, ho anche Telegram, sì. Magari possiamo usare la chat vocale di Discord. Ah, ok, perfetto. Dai, magari streamiamo una volta di qua, una volta di là. Oh, sbatte! Ah, bello, dai, grande. Sì, dai, ci sentiamo volentieri, dai. Guarda, io ho fatto parte di una VTC, ma sinceramente neanche sapevo che c'era tutta sta pippa dei chilometri, e sinceramente non mi piace. Quindi a questo punto ho detto, vabbè, dai, cerco di fare un gruppetto. Ok, dopo ti scrivo, grazie. Come finisco sto viaggio, un attimo. Ah no, ah no, porco di quello bastardo. Non regge un cazzo sto camion in curva. A parte che è bagnato, probabilmente anche questo. Speronamenti. Francia, sto arrivando.
Borges. No. A posto. Cazzo, sta sedia con le rotelle mi scorre. Da cambiare il setup qui. Non posso fare fino a De Bruschi che mi scorre la sedia indietro. Frenata emergenza impossibile proprio. Santo. Ho fatto due frontali, c'ho bisogno di un'officina. Qua la vedo dura, aperta campagna, francese. Alle 3 di notte.
La France. Mazza quante macchine, ok. Borges, avrei bisogno di un cazzo di meccanico io. Cazzo di meccanico. Fa Borges, mi sa che non c'è. Sì, c'è. Però mi sa che è una base questa, andiamo a vedere, va. Se è un concessionario. Allora, la curva dritto. Concessionario, no. Vai là. Allora, rotatoria a dritto, andiamo a vedere se ci riparano alle 4 da notte. Where is l'entrata? Eh sì, un attimo. Faccio riparare, no? Ma 5 miliardi, 11 mila euro di danni. Spaccato il telaio, danni al motore, beh, un frontalone, vabbè, ci stava. Vabbè. Accessori non peggio, però qui ci mancano, questa qua no. Il Ranger ci piace, Viking ci piace di più. Allora. Vamos.
Paris. Andiamo a Paris. Derapata. Cazzo, strada bagnata, un bordello. No, no, no. No, no. Casello.
Un po' di musichina, radio, alternative. Ciao, ciao Cody. Ben arrivato. Giochi anche tu a Euro Truck Simulator? Bello. Guarda, io ce l'ho da tanto anch'io, ma alla fine da poco che ho iniziato a farci ore. Adesso ho un po' di tempo libero, i pomeriggi liberi, quindi mi metto qua, mi diverto. Lavoro solo al mattino. Con lo Swift. No, io l'uno non l'ho mai giocato, ho iniziato direttamente col 2. Valiant. No, il primo mai. Tempo di merda. Ho messo una mod per il cielo, bello. Torosa. Ma che spettacolo! Figata sta mod. In Francia un po' di sole mai qua. Ehi Cody, se ti va di mettermi un follow, grande, grandissimo, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Sto cercando di crescere con sto canale. Sto a 6, la voglia. Grazie mille. Che volante hai? Giochi col pad o col volante? È uguale al mio. Io ho il 920 che è uguale. Oh, side panel sarebbe? Dimmi, dimmi, sono curioso. Per i tasti? Pulsantiere ideata per fare. Ah, ok, ho capito. Beh, comoda anche perché io qua ho finito i tasti. La tastiera mi sta scomoda, ce l'ho qua davanti. E boh, sarebbe comoda infatti una pulsantiera. Non male, vedi, poi ci penso a sta side. Io farming l'ho provato, ce l'ho anche, però. Dopo un po' mi rompe le palle, mi annoio.
Sospensione di luce visuale, ok. Beh, io le pile visuali c'ho il track IR in testa, vedi? Alla fine è comodo perché io sono un appassionato di simulatori di volo. Questo ce l'ho da una vita, sto track IR. Lo uso per DCS, pilota di elicotteri da anni. Comodo, molto comodo, preciso. Lo so, c'è bisogno, ti devi fare l'abitudine. Esatto. Infatti, più di tanto non puoi fare. Vabbè, costerebbe solo che costa, il visore 3D, però. Adesso ho visto, è uscito il Meta Quest 3, però costa troppo, un attimo. Posso mettere posto pure casa, non posso. Nine. Proprio là lo valuto. Dopo non c'ho più vita. Col track, col visore in testa. Ciao. Addio la vita sociale. Infatti io parte tra, cosa so, sono le 7 e tre quarti. Io tra mezz'ora stacco, un quarto arriva la mia compagna. Vabbè, pulsanti alla fine io neanche li guardo più qua sul volante, un'abitudine. Guarda, nel simulatore di volo DCS è tutto il cockpit cliccabile, quindi alla fine clicchi direttamente. Qua non è cliccabile l'abitacolo, quindi vai a tasti. Oh, allora, questo lo sorpassiamo perché mi ha rotto il cazzo. No, non lo sorpassiamo perché sono in due. Slovenia. Sì, DCS è tanta roba. Sì, è totalmente cliccabile, quindi io clicco col mouse. Col trackier guardo, col mouse clicco, clicco. Però là ci vogliono mesi per imparare a fare il pilotaggio base, ci vogliono mesi. Io guidavo il K50, che è un elicottero russo, monoposto, Kamov. Adesso è uscito un modulo che si chiama la Pasha, la H64, la Pasha. È un biposto, solo che non c'ho tempo di stargli dietro, quindi preferisco cazzeggiare qua con Eurotrack. Non mi impegna la testa, insomma. Ciao, ciao, grazie. Grazie per il follow. Dai, 2 ore siamo arrivati. Sarebbe finito il carburante? Oh merda. Parlando, vediamo un po' un attimo. Maps. Oh no. Ah, ci siamo, sta qua. Lo so, cazzi. Speriamo di arrivarci. Parlando, parlando.
Dai che ci arrivo al distributore, dai, dai. Ma questo come si è infilato, sto maledetto? Stronzo. Ma che facciamo, Benza? Cartello che dice qua? Boh, francese, capisco un cazzo. Strettina sta pompa, che cazzo, cioè, andala più larga. Oh, benzina, guarda, guarda. Allora. Dormitina, no, non la facciamo, vamos. Dai, siamo quasi arrivati. Dormiamo all'arrivo. No, no. Si dorme all'arrivo, vai, un'ora.
40. No. Fire trance. Allora, devo mettere la mod del camino, la mod delle luci, perché un po' meno guardiamo il cruscotto di sto bel camion da notte. Quindi mi devo ricordare, all'arrivo devo andare su un'officina perché vanno messe con beacon light, mi sembra, con i lampeggianti vanno messe le luci interne. Al posto dei lampeggianti c'hanno ste cazzo de luci. Allora, io vado qua. Per terra non c'è niente, ma dovrebbero far passare. Ok, 57 euro. Tacci tua. Maledetto. La strombazzata, niente, affanculo. Allora.
20 minuti, ci siamo a destinazione. Vai, vai. €60.000, ok. Questo viaggio è costato tantissimo, tra multe e incidenti, 15.000 euro da rimesse. Bordeaux. No. Muovete. Guarda. Molto esposto. Davanti dalle palle. Ciao. Coglione. Oh. Le 8, perfetto. Oh, salito di livello a 23. Bene. Carichi fragili, così ce l'abbiamo quasi tutte le patenti. Allora, nuovi accessori disponibili, vediamo per lo Scania che c'è. Si è inchiodato pure il mondo qua. Allora, per lo Scania, cerchio, vabbè, American Dream, dopo li vediamo. Le rimorchi. Standard trailer, telaio 4 assi sterzanti. Allora, io voglio mettere ste cavolo dei beacon. Adesso sono sul desktop perché io le avevo già scaricate queste luci interne. Però le riscarico. Riscarico dove? Interior mozzi, interior lights e emblemi. Vediamo questo. No.
Compatibile con tutti i trucks, Scania, custom emblemi. Ok, come si attivano? Non si sa, vabbè, intanto me lo scarico, poi dopo vediamo. Pagina non trovata. Pagina non trovata, fuck you. Cerchiamo altre luci. Interior lights, scriviamo. Interior lights. Oh. Interior lights, questi. Colori. You can choose now, light 1, light 2, light 1 più 2, together. Roof grill più beacon. Devo roof grill più beacon, vediamo. Interior light. Come dei zip. Contro mods. Vabbè, vediamo se funzionano, ma non credo. Interior light, ok, è un po' attivo. Vediamo, torniamo in gioco. Progetto trovare un'officina adesso. 2005 ce lo faccio. Andiamo? Vai. Allora, devo cercare un'officina. Un'officina. Pare che c'è un'officina qua. Ah, ecco così. Sì, destra. Vai. L'uscita, where is l'uscita? Qua. L'uscita a destra. Scusa, man, stavo in mezzo alla strada, hai ragione. Questo si aspetta. Ok, andiamo a scegliere un riparatore. DAF, bello. Concessionario DAF. Primo concessionario DAF. Però noi il DAF, ci piace il DAF, ma... DAF localizzato. DAF non è male, è dentro che non mi piace il DAF. Fuori è bello. Allora, andiamo a vedere. Innanzitutto ripariamo. Poi... Ma
cazzo si mettono queste luci? No, mica no. Già sta. Ah, ecco. Luce bianco. Yellow light. Acquista. Posso? Vediamo. Bello, zio. Abbiamo la luce. Ci piace. Avemos luce. Va con il cruscotto? No. Bello, allora. Abbiamo la luce, quindi niente. Però c'era qualcos'altro? Qua che è? Vuoto. Si poteva scegliere. Ah, che è questo? Interior green. Questo? Interior. Ma l'emblema si poteva scegliere. Come? Basso, senza fari. E niente, forse dall'interno. Vediamo un po', no? Se qua c'è qualcosa. I loghi colorati, no. Agartigiani, boh. La tazza, sì. Originale. Il mio amico vampiro. Voilà. Ah, il piroletto qua. Pomelletto. No, non ci piace il formaggio. A posto. Vai. Vai, abile. Qua che è? Questo ok, la tendina non ci piace. Il coso che penzola non ci piace. Ah, bello. Questo ci piace. Una tamarradina, ce l'ho. Bene, stacco. Ciao a tutti, grazie per i like. Stacco.